Il roadshow di CNA Fattap Pescara con l'obiettivo di sostenere le microimprese abruzzesi nei processi di internazionalizzazione. L'iniziativa organizzata da CNA Abruzzo e CNA Nazionale in collaborazione con Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, è partita lo scorso maggio da Salerno e arriverà in Sicilia a dicembre e si propone di fornire un supporto alle imprese che intendono affacciarsi al mercato estero. CNA in questa occasione può rappresentare anche grazie alla collaborazione con Simest particolari misure di finanziamento che possono essere particolarmente interessanti, senza tralasciare poi la programmazione generale che comunque sviluppiamo anche in collaborazione col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di ICE Agenzia, che mette a disposizione delle imprese tante opportunità che possono essere la partecipazione a fiere all'estero, missioni imprenditoriali, workshop, azioni di incoming e B2B, quindi direi un ampio programma molto interessante. Ecco, quali sono le maggiori difficoltà che incontrano le imprese in questo compito? Sicuramente da parte delle imprese c'è la necessità di avere maggiori informazioni, di avere contatti diretti con quelli che possono essere gli operatori internazionali che interessati alle loro produzioni. È proprio questo il compito di CNA, che mette a disposizione un servizio informativo e formativo a supporto soprattutto delle piccole imprese, delle imprese artigiane, per cercare, ecco, di colmare questo gap. Quello che ci piace dire è che il Made in Italy è comunque apprezzato in maniera importante sui mercati internazionali e soprattutto oggi c'è anche una richiesta di sostenibilità, e quindi noi, oltre alla qualità, al bello e il ben fatto delle nostre produzioni, possiamo presentare prodotti che hanno sviluppato dei processi produttivi e dei percorsi veramente attenti a tutto quello che è la sostenibilità, e le opportunità sui mercati sono quindi ampie e sicure.